Ciao a tutti, io sono Elena e lui è Max. Oggi vedremo come fare le piadine non sfogliate cotte con il fornetto Ferrari. Cominciamo col mettere la farina. Stiamo facendo una dose per 4 piadine, quindi 333 g di farina. Procediamo adesso con l'acqua. Sempre per una dose di 4 piadine servono 166 g di acqua. Ora sciogliamo il burro. Il burro sono 50 g. E abbiamo 10 g di sale. Ora andiamo ad aggiungere il burro. Il burro fuso. Facciamo partire l'impastatrice. Dopo aver impastato nell'impastatrice, dobbiamo rifinire a mano, sempre per il mio amore per le planetarie, no? Chi ha guardato gli altri video sa che odio le planetarie, però essendo che si trovano un pezzo economico, ci permettono di risparmiare un po' di fatica nell'impasto iniziale. Dopo 15 minuti possiamo andare a fare i pannelli, cioè le porzioni per le piadine. Noi in questo caso ne abbiamo fatte 4 con le dosi che vi abbiamo dato. Comunque trovate tutto in descrizione. Il peso dei pannelli che andremo a fare sarà di circa 150 grammi. Sì, scusate, non erano 150 ma erano 140, ho fatto male i conti. Adesso dobbiamo dare la forma alle piadine, ai pannelli delle piadine, più che la forma, la struttura necessaria per poi poterle stendere, perché altrimenti non le stendete neanche con le cannonate. Questa è la velocità normale con cui si fa, io ve lo faccio vedere in maniera più semplice. Prendete, dovete ripiegare verso l'interno, vedete? Così. E dopo bisogna chiudere il panetto sotto, dove si vede è bello liscio. Dopodiché devono riposare mezz'ora, perché sennò non le stendete neanche se piangete. Devono riposare mezz'ora, magari con un panno umido oppure in una cassettina chiusa. Oppure, visto che ce l'abbiamo, questo consente di trattenere l'umidità che inevitabilmente i panetti rilasceranno, quindi evita che si fa la crosticina sopra e si secca l'impasto. Ok, ci vediamo tra mezz'ora. Eccoci dopo circa mezz'ora. Ovviamente non lievitano, perché il lievito non l'abbiamo messo e a noi non interessa che lievitano. Adesso procediamo a stenderne una. Prendiamo un po' di farina, io uso un po' di semola rimacinata per riuscire a stendere in maniera molto agevole.
avrete notato, io non uso mai il mattarello. In questo caso probabilmente non cambierebbe niente, però per le pizze assolutamente non va usato. Abbiamo una forma di dischetto. Ecco, in questo caso un piano di acciaio risulta molto utile, perché su un piano un top della cucina non si riesce bene a farla scivolare, però magari si abbonda con la farina, si riesce ugualmente. Dopodiché si lava, allarga il disco e si dà la forma delle classiche piadine. Ovviamente non tirate troppo, perché altrimenti la strappate. Vedete? Si stende abbastanza facilmente. Se vi capita che vi ritorna l'impasto, è perché non l'avete fatto riposare nella maniera corretta, non avete fatto le sue pieghe. Ecco, adesso è pronta per essere cotta. Ecco, io il fornetto Ferrari Delizia, lo G3 Ferrari Delizia, l'ho preparato come vedete è aperto. Io l'ho messa al massimo, a temperatura. Ho fatto un preriscaldamento al massimo, quindi se voi ce l'avete originale state tranquilli. Dopodiché ho aperto il coperchio. L'ho lasciato aperto nel frattempo che fate i dischetti, no? Temperatura non deve essere tanto alta, 280, 270. L'importante è che non arrivi troppo alta, altrimenti bruciate tutto. Comunque, se voi lasciate il coperchio aperto, sicuramente non andrà oltre. Si stabilizza nella temperatura ottimale. Vi servirà una palettina da cucina, ovviamente, per girarle, per metterle sulla pietra refrattaria delle forno Ferrari, o usate una pala per pizza se ce l'avete, oppure fate come sto facendo io adesso, a mano. Il nostro disco che abbiamo steso poco fa lo mettiamo a cuocere. Occhio a non bruciarvi, però. Facciamo 30-40 secondi. Di tanto in tanto magari date un'occhiata, già sta facendo le bolle, quindi vuol dire che le temperature sono perfette. Quando fa le bolle la girate, saranno passate a spanne 30-40 secondi. Ovviamente sull'altro lato non deve stare tantissimo. Se la volete un po' più colorata, basta lasciarla leggermente di più. Non eccedete con il tempo, perché altrimenti diventa molto secca, non la potete più piegare, come quelle scarse che comprate al supermercato. Appena le piegate, trac, si rompono tutte. Peccato che non si possono mandare gli odori, perché c'è un profumino. Questo è un impasto base, alla portata di tutti. Ecco qua. Piadina morbida, pronta per essere condita. Ecco qua la nostra piadina condita. Condimenti a piacere. Adesso non serve tantissimo tempo, perché si deve solo un pochettino riscaldare il condimento.
leggera. Ecco, le piadine sono un'ottima navescola per chi si vuole cimentare nella stesura e nella cottura dei panini e delle pizze. Soprattutto per chi ha le prime armi col fornetto Ferrari, deve prendere un po' di confidenza. Io consiglio di iniziare con 2-3 piadine. Dopo, ovviamente, ci sono tutti gli altri video con tutte le ricette per fare un'ottima pizza napoletana o classica a casa vostra. ...280 gradi, se voi avete un pirometro lato. Comunque di tutta questa attrezzatura vi lascio tutto in descrizione. Molti mi hanno chiesto: ma come fai ad avere la pietra così bianca? Come la pulisci? Semplicemente non la pulisco, nel senso, basta mettere il fornetto al massimo e lasciarla al massimo per 20 minuti, mezz'ora. Però mi raccomando, non è che andate a fare la spesa, cioè dovete stare lì, vigili, perché è sempre un apparecchio elettrico che andrebbe usato sotto sorveglianza. Quindi lo mettete al massimo, magari una finestra aperta, perché potrebbe sprigionare degli odori sgradevoli, perché va a bruciare tutto il residuo che c'è sopra la pietra refrattaria. Quindi si chiama pirolisi. Quindi fornetto al massimo 20 minuti, mezz'ora. Se necessario ripeterlo più volte. Oppure dietro a delle vitine svitare, girare la pietra. Lui in automatico ogni volta che lo usate farà la pirolisi sotto e continuate a girarla. Ecco, se voi avete più confidenza con i fornelli, potete farlo anche con la padella, però è più difficile tenere sotto controllo la temperatura. Buon appetito! Se il video vi è piaciuto, un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Ciao!